un saluto dalla comune di Como Saronno. Noi siamo indignati, oltre che arrabbiati, per questa sentenza che è stata emessa contro Mimmo Lucano. Il 10 novembre del 2018 eravamo insieme, fianco a fianco, in una manifestazione a Roma contro il decreto Salvini e contro la persecuzione che il governo stava cominciando a fare contro gli immigrati e contro Mimmo Lucano in particolare. Ricordiamoci che Salvini è stato il promotore della sospensione di sindaco di Mimmo Lucano nell'intento di distruggere quell'esperienza positiva che stava dimostrando che era possibile in questo paese costruire convivenza. E unita a questo dimostrare un'altra cosa, che c'è posto per tutti in Italia. C'è posto per tutti gli immigrati che hanno ripopolato un borgo abbandonato della Calabria, dove la criminalità la faceva la fada padrona. Bene, questa sentenza è una sentenza immorale. Uno Stato che la settimana prima aveva assolto, si era autoassolto dalla trattativa tra la mafia e lo Stato, in cui i suoi uomini sono stati assolti, riconoscendo che la trattativa c'era stata ma non era un reato, dimostrando ancora una volta che la mafia è un corpo dello Stato, è un corpo di loro stessi. Ebbene, questa sentenza dimostra quanta immoralità c'è in questo Stato. Ricordiamo che quest'estate Adriatici a Voghera ha ucciso un immigrato, il leghista assassino, assessore. Ricordiamoci che a Ventimiglia hanno massacrato a bastonate un immigrato che è stato incarcerato e i suoi massacratori invece liberi, e lui è morto in carcere per le ferite riportate. A Novara, Aprile, è stato ucciso con un camion e il suo assassino è libero. Questo è in questo paese, un paese che lascia morire migliaia di persone in mare e non salva le vite. Con quale coraggio, con quale dignità questi giudici hanno condannato questa persona che ha fatto solo del bene? In questo paese si sta dicendo i buoni se fanno del bene, anche forzando delle leggi ingiuste dello Stato, possono essere condannati a 13 anni. I cattivi come Salvini, che hanno sequestrato gli immigrati in mare, invece vengono assolti oppure non si dà luogo a procedere. Quale giustizia c'è in questo paese? E questo è il momento di reagire, di unirsi contro queste istituzioni ingiuste che ha chiaro di stampo razzista. Diciamo le cose come stanno, razzismo di Stato, questa sentenza dice questo. Grazie.